Ok, lo ammetto, probabilmente un'idea stupida, però nella mia vita ne ho avute tante e una in più o in meno non cambia niente. Quindi lo faccio. Questo mi sembrava un bel posto per raccontarmi. Io mi chiamo Antonio e mi definisco principalmente un creativo. Mi definisco in questo modo perché tutto quello che ho fatto nella mia vita fino ad oggi è stato raccontare storie e l'ho fatto in maniera creativa, con la musica, con il teatro, con la comicità. Eppure per qualche strana ragione credo di non essermene mai reso conto. Non mi ero mai reso conto che stavo raccontando delle storie. Per me stavo solo facendo musica, teatro, comicità. Eppure, nonostante ciò, sento che non è ancora abbastanza. Il desiderio di raccontare storie credo che sia nato in me da quando ero piccolo, perché ho sempre sentito un forte disagio a livello comunicativo, cioè non mi sono mai sentito all'altezza di comunicare agli altri i miei sentimenti, gli stati d'animo. E quindi poi a un certo punto ho iniziato a scrivere, a raccontare le mie storie. Quando invece scrivo, oppure sono su un palco, o faccio un video, non avendo nessuno dall'altra parte, non sento quell'ansia di dover spiegare in poco tempo quello che voglio dire. E quindi ho una tranquillità dentro di me che mi permette di esprimere il concetto, forse non nel migliore dei modi, però almeno come lo vorrei dire. Ed ecco perché ho deciso di ritagliare un altro spazietto sul mio canale YouTube da dedicare a questa tipologia di storie, storie raccontate in questo modo. Dirvi che io ho già chiaro in mente questo progetto al 100% sarebbe dirvi una bugia, però vi posso dire dove vorrei arrivare. Vorrei arrivare al punto di riuscire a non sentire più questo peso comunicativo che avverto e se possono essere questi video, se possa essere questo tipo di contenuti a farmici riuscire, non ve lo so dire. Ogni volta che passo da qua mi cago sotto, guardate, sono dei fottuti manichini, credo tipo spaventapasseri, però cioè, non è proprio una cosa di buon gusto, eh. È l'antro della Sibilla, dove c'era la Sibilla cumana, o almeno così si narra, perché in tutto questo sono al Lago d'Averno. Questo è il Lago d'Averno che nella divina. Oh cazzo, un coniglio! Un coniglio juventino in mezzo all'antro della Sibilla. Stavo dicendo, prima di essere interrotto dal coniglio, che questo è il Lago d'Averno, che è riconosciuto nell'Inferno dantesco, della Divina Commedia di Dante, come l'ingresso agli inferi. Quindi tutto il lago che avete visto nel timelapse iniziale è semplicemente l'ingresso degli inferi. E qui, in quella grotta lì, si narra ci fosse la Sibilla. Questo è uno dei posti suggestivi di Pozzuoli. Ta-tam! Quello è praticamente la strada d'uscita. Abbiamo fatto il giro completo del lago, per cui tutto questo ci siamo fatti a piedi, ragazzi. Poi non si dica che io non voglio camminare, eh? Ragazzi, io le cose che vi dovevo dire le ho finite. Sta per finire pure la batteria del telefono e come se non bastasse, pure la luce del sole se ne sta andando tutta. Anche perché non vi ho detto che questo video ho provato a farlo pure stamattina, solo che sono una testa di cazzo e quindi ho fatto scaricare il telefono prima di riuscire a fare le riprese e non ho portato a casa niente. Per cui, mo, vi saluto. Ciao. Ah, ma voi credevate me ne fossi andato così? Sì, avevate ragione, questo video era solo per illudervi.